se arriviamo a 25.000 like sotto questo video, rifacciamo mangiare cibo da un euro, però a Napoli questa volta. Dai raga, vai. Hola Yas Family, qua è Babios. Ciao. Siamo a Milano. Si vede. Oggi andremo a comprare tutti i cibi possibili, credo, che si possono trovare a Milano con solo un euro. Perché avevo intenzione di fare sopravvivo con un euro, però sarebbe andato così. Non è che mi sarebbe molto andato a genio. Quindi facciamo questa cosa diversa. Ho cercato un po' su internet, l'ha fatto anche Giovanni Fois, però non ho visto il suo video, così almeno esce una cosa più tranquilla e non andiamo a copiarlo. Anche se, secondo me, più o meno, mangeremo le stesse cose. Poi andrò a vedere il video una volta che abbiamo finito. È possibile trovare cibi da un euro a Milano? Raga, la prima botta l'abbiamo presa, quindi un euro l'abbiamo trovato, per fortuna. Quale vuoi? Non mi ricordo, che cosa hai detto che hai suonato? Quello è il cioccolato e c'è un po' pizzico di sangue. Ok. Quello invece è biscotto, riso soffiato e un po' di cioccolato. Ok. Ok, ti ringrazio. Io sono anche buono, tra l'altro. Colazione ottima. Ci siamo spostati leggermente dal centro, dal Duomo, e già abbiamo trovato comunque. Ma proprio biscottini. Leggermente, cioè nel senso, qui giri qui c'è e c'è il Duomo. Quindi qualcosina, se siete proprio con solo un euro, potete prenderla per fare colazione. Ovviamente noi andremo ad escludere McDonald's, Burger King, KFC, perché sono quelli un po' più comuni, si sa che si trovano le cose a un euro. A questo bar abbiamo appena pagato un euro, un cornetto. Devo dirvi la verità, mi aveva detto che costava 1,50 euro. Gli ho detto che chiedevamo per un video, e lui mi ha detto va bene 1 euro. Quindi sono sincero, però l'abbiamo pagato 1 euro. Colazione direi che sì, ora basta, siamo a posto. Cerchiamo altro. Cerchiamo salato. Raga, ora faremo una pazzia. Proviamo ad entrare a Iginio Massari, che è, per chi non lo conoscesse, a te viene da sorridere, a me viene da piangere a guardare questo dolce. La pasticceria è il guru della pasticceria, quindi ora vediamo se riusciamo con un euro a prendere qualcosina. Io ne dubito. Raga, 2 euro. Ottimo. Però c'è da dire che siamo dai Gino Massari. È vero, anche questo è vero. Quello è buonissimo. Diciamo che è diverso da se andate al supermercato e comprate la busta. È completamente un'altra cosa, è sciolto già. Sì, si sente il limone. È molto molto, molto buono. Buono. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di questi con un euro, magari. Cosa possiamo prendere quindi? Fare le colorine. Certo, okay. Sì, va bene. 63 centesimi. Ok. Costa 63 centesimi. Ottimo. Non ti preoccupare, tutto ciò che si può prendere non è un problema. Ok raga, praticamente siamo da Princi e abbiamo trovato dei fan, abbiamo chiesto a loro di Milano, ci hanno consigliato appunto di venire qui. Comunque, andata bene. Sì, abbastanza, dai, abbiamo speso esattamente 2,26 euro, però, attenzione. Abbiamo preso una cosa da 1 euro. Sì. E due cose da 63 centesimi. Esattamente. Non aspettiamoci chissà che, però comunque. Però è venuto, cioè, con cose tranquille, se avete 1 euro, si può fare. Questo per te. Mi stai infilando tutti con. Perché io, a me non piacciono molto i dolci. Questo. Però scusami, dovrebbe essere salato, tipo. No, è dolce. Questo qui. Che forse è con le olive, credo. Proviamo. No, è dolce anche qua. Se volete mangiare cose dolci, non ci sono problemi con l'unaro. Stiamo mangiando tutte cose dolci. E poi? E poi mi è caduto lo sguardo. C'è ciò che ha preso un ragazzo a fianco a me. Meglio non guardarci stavolta. E poi questo qui, un panino con le olive, questo 60 centesimi se non mi sbaglio. Mm-hmm. Molto buono. Ora, siccome io mi sono stancato di mangiare dolci, scriverò su Google Map pizza 1 euro, non lo so. E poi a Chinatown, perché ci sono già stato, abbiamo mangiato delle cose enormi a 1 euro. Esatto. Questa 90 centesimi? Ok, una di questa. No, c'è altro a 1 euro. 2 allora fai, 1 euro e 1 euro, ok? Ok raga, siamo passati da qui perché stiamo scendendo per vedere se troviamo altro. Eat Me and Go. Abbiamo pagato questa qui 1 euro. E questa qui? Un euro sempre. Sì, questa qui costava 1,30. Ha detto vabbè, me la do a 1 euro. Non stiamo chiedendo l'elemosina, ci stanno abbonando. Forse si può, non lo so, contrattare. Vabbè, per ora ce la stiamo cavando abbastanza bene. Sì, anzi, a dir la verità, sono un bel po' pienotta, eh. Vabbè, ma esageriamo. Beh, con quella cosa di prima. Non è neanche brutta. Mm-hmm. È buona. Forse è calda.
Perché c'è detto, ve la riscaldo? No, 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 andiamo. L'unica cosa è che vediamo persone che stanno mangiando l'ira di Dio e noi siamo in così da un euro. Mm-mm. Però proviamo la focaccina. Bella, vai. Forse ce la facciamo. Questa volta siamo andati all'ODS Forno. Abbiamo trovato un po' di roba. Abbiamo trovato tra l'altro una commessa gentilissima. Ha perso 10 minuti con noi soltanto per pesarci tutto, per fare in modo che arrivassimo a un euro. Infatti abbiamo trovato tantissime cose. Abbiamo detto basta, perché se no non ce la facciamo oggi. Io pensavo di mangiare poco, invece qua totale 3,10 euro, 83 centesimi. Questa è una focaccina classica, quindi oggi andiamo tutto di focaccine. Vabbè, sono le cose che costano meno. È normale. Ed è non ottima, però buona focaccia genovese. Questa è enorme, questa è grande, quanto l'abbiamo pagata? 59 centesimi. Potevamo prenderla anche più grande. È vecchiotta? No, un po' olio e massa. Considerate che facendo un po' i calcoli, se voi notate, non avremmo potuto fare sopravvivo con un euro a Milano, perché già così con quella focaccia di prima avremmo finito metà budget. Quindi Milano credo non si possa vivere con un euro, però comprando cibi da un euro sì. Poi prossimo acquisto, un'altra focaccina che è come quella di prima, solo che è rotonda. Questa dicevo che l'abbiamo preso più per spettacolo, per show, per content. 73 centesimi. Come si dice, è un buon gourmet. Però 95 centesimi a filo. Ne abbiamo presi due proprio per fare una cosa pari. Forse più buono degli altri. Uh-huh. Perché siamo praticamente in un negozio giapponese, cinese, non lo so. Ci sono un botto di robe e alcune a un euro anche. Quindi ora vi facciamo vedere un po'. Ragazzi, so che sapete che cos'è e lo sa anche lei. No. Questo? Vediamo questo, mini panino, piccolino. Questo non ho idea di che cosa sia, sta a un euro però. Tutto 1,20, ragazzi, 1,20, 1,20. Però questi sono un euro. Sì. Raga, allora vi ho fatto vedere che abbiamo comprato un po' di cose. Praticamente il totale è venuto 4,40 euro, meno di un euro a pezzo. Non so se lo scontrino ve lo faccio vedere. Cose che io non ho idea di cosa siano. Cioè le abbiamo prese, non c'è una descrizione, nulla. Questo è il primo coso che mi sembra, mi pare costa proprio un euro. Io ah, questo l'ho scelto io. Sì, penso sia una caramella. Caramelle, questo è lo stesso, mi pare 50 centesimi, un euro. Un euro forse. Un ciccio. Buono? Questo qui, se non mi sbaglio, un euro. Che? Ma è gelatina, non è un succo. Cioè. Sì, è un succo gel. Sembra tipo il detersivo. Grava, non è che detersivo. Dovrebbe essere da bere. Comunque escono dei pezzettini di gelatina. Però io, è buonino, ma nel dubbio non ne bevo più. Raga, poi c'è sto coso. Dovrebbe essere alla mela e al limone. Al miele, al limone e al miele. Accoppiata che non consiglio. Io non lo bevo. Raga, ora siamo praticamente in Chinatown. Ci siamo spostati poco dal negozio di prima, soltanto una via era. E stiamo cercando se fuori dai negozi c'è esposto un euro. Ho visto una cosa interessante, però ora vediamo. Perché una cosa che mi piace costa tipo 1,20 euro. Però forse per 20 centesimi faccio lo strappo alla regola. Oppure ci fa uno sconto lui. Ora vediamo. Qui ci sono parecchie cose da un euro. Però non credo che le prenderemo tutte, perché alcune cose sono, cioè almeno per me, poi vabbè lui può mangiare. Però tipo io questo lo voglio. Sì, pure io, pure io. Io voglio quello, questo qua dicevo, però sta 1,20 euro, vabbè. C'è tutto, è tutto disponibile? Sì. Allora questo qui. C'è tutto, è tutto disponibile? Sì. Ok, questo? Uno. Uno, due di questi? Sì. Due di questi? Uno, uno, uno. Sì. Sì. Quante cose hai ordinato? Tante. Felice. Solo che non so se è tutto chiaro o no, ora vediamo. La vedo in difficoltà. Anch'io, molto. 4,70? Okay. 4,70. Allora, raga, io credo che abbia messo molto a caso le cose. Ha deciso lei, anche se ho detto io, però. Questo qui, che è l'unico che costa 1,20 euro. Fate finta che avete rovistato nelle tasche e avete trovato 20 centesimi. Anche perché abbiamo trovato anche alcune cose da 50. Non è brutto. Mm-hmm. Pane al vapore. Ha detto che non c'era. Evidentemente c'è. Ma perché è così? Perché è il gusto di mangiarlo. Ma è il vapore. Anche se fosse brutto, diremo comunque che è buono, perché qui ci stanno accerchiando. Non so se vedete mai questo video, non uscirò vivo da qui. Ho preso un pane dolce. Questo. No, ecco, marmellata di fagioli. Graziana lavora qui. Sa tutto. C'è una scritta.
E infine questa, che non ho idea di che cosa sia minimamente, cioè non ho la minima idea. Vedo delle cose verdi, io non l'assaggio, eh. Comunque questo è buono. Raga, allora, noi siamo arrivati fino a sera, eravamo sazi, non abbiamo preso più nulla. Io credo che abbiamo fatto tanti acquisti. Sì, una buona spesa, immagino. Cioè, alla fine abbiamo preso tantissime cose, eravamo pieni, tutto un euro. Penso che ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. Che dici? Quindi, ci sono cose da un euro a Milano per cui mangiare tutta la giornata? La risposta è... Se arrivate a 25.000 like a questo video, rifacciamo lo stesso video a Napoli. Cose da un euro a Napoli. Però dovete lasciare 25.000 like. Sono un bel po', però... E dovete anche seguirci su Instagram. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci rivediamo presto con un nuovo video. Alla prossima. Oh ragazzi, stavamo dimenticando di questo. Ovviamente il giorno dopo. Guardate, questo qui abbiamo scoperto essere un ghiacciolo, perché abbiamo chiesto a un cinese in un ristorante. Solo che il cinese, quando l'ho visto, ha fatto una faccia veramente molto brutta, perché non lo so che cosa ha capito che fosse. Vabbè, room tour veloce, senza farvi vedere il letto, perché è veramente in disordine. Pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam. Io dico, le cose più semplici. Ma come funziona sto coso? Dopo 10 minuti, secondo me il cinese ha sbagliato, andava messo solo nel frigo e non congelato, però... Avete presente quando bevete lo sciroppo che state male alla fragola? Uguale. Come colazione non c'è male. Tac. Subito dopo aver mangiato i polletti del KFC. Ciao raga. Questo è lui.